Giordano si mangia le mani dopo aver sbagliato un gol da due passi. Un centrocampo che annovera Bagni e De Napoli offre sempre notevoli garanzie. Smagliature ce ne sono qua e là, ma il Napoli sembra avere acquisito una mentalità vincente sotto la spinta di Maradona, capace al momento giusto di inventare il gol della domenica. Bonometti è un bravo guaglione, come dicono a Brescia, ma il fenomeno, quando parte palla al piede, si mangia tutti in insalata. La partita sembra assegnata, il Brescia offre il meglio di se stesso, ma non ci sono grosse opportunità. Per Vicini, Maradona è grande, ma tutta la squadra azzurra è in palla. Maradona sì, ha fatto la differenza perché ha fatto un gran gol, però per la verità mi pare che il Napoli sia molto ben organizzato in tutti i settori. Io non ho conosciuto Maradona, l'ho visto giocare poche volte dal vivo, giusto quando ho giocato contro la mia squadra. Le immagini che abbiamo visto adesso, ad esempio, sono un Brescia-Napoli del campionato 86-87. Credo che quell'anno il Napoli vinse lo scudetto. Questa era la prima giornata di quel campionato, il Napoli vinse a Brescia con gol di Maradona. Io ero piccola e nell'estate, prima di questo campionato, a Brescia si giocò un amichevole, sempre Brescia-Napoli. Il Napoli vinse con gol di Maradona, quella fu la prima volta che mi portarono allo stadio. Io però non voglio aggiungere altro perché mi sentirei fuori luogo, credo che sia già stato detto molto, che fosse un grande campione, probabilmente il più grande di tutti, credo sia fuori discussione. Il resto, la sua vita privata, credo che debba continuare a rimanere privato. Ho letto tante cose anche un po' a sproposito, tanti giudizi un po' a sproposito in questi giorni. Io penso che chi come me non l'ha vissuto forse non possa capire cosa può aver rappresentato nelle città in cui ha giocato. Penso che abbia potuto incarnare in queste città i sogni e le speranze di tante persone e questo va rispettato. Comunque, iniziata una nuova puntata di Dodicesimo in Campo, grazie a tutti per essere con noi. Siamo negli studi di Sei La TV, il canale 216 per tutta la Lombardia. Tutti gli altri ci possono seguire sulla diretta Facebook alla pagina Dodicesimo in Campo. Come sempre vi invito a voler condividere questa diretta perché per noi è importante, come dico sempre, raggiungere il maggior numero di persone possibile. Quindi grazie di cuore a chi vorrà condividere la diretta con noi. Vi invito come sempre ad interagire con noi con un messaggio, SMS o WhatsApp al numero in sovraimpressione oppure commentando la diretta stessa. Questa sera abbiamo tante cose da dire, abbiamo tanti ospiti in collegamento telefonico, in collegamento video e quindi direi che possiamo partire con il primo. È un po' una sua partita, anche perché ha giocato con Napoli e con Milan. È vero, sì, assolutamente. Perché tifi? No, non tifo per il Brescia, basta, perché quando non gioco la mia squadra dove lavoro poi non tifo nessuno. Va bene, grazie De Zerbi, grazie ancora. Allora, abbiamo raggiunto il telefono Roberto De Zerbi. Pronto, Roby? Sì, ti sento. Ciao, ciao, benvenuto. Ciao, Milva. Allora, innanzitutto congratulazioni perché stai ottenendo davvero degli ottimi risultati, ma noi a Brescia abbiamo sempre saputo che sei bravissimo. Non avevamo dubbi. Grazie. Senti, Roby. Allora, un paio di cose. Una che insomma ci ha inorgoglito, come bresciani ci ha davvero inorgoglito perché alla vigilia della partita Napoli-Milan, visto che tu hai giocato in tutte e due le squadre, giornalista di Sky ti ha chiesto per quale squadra tifavi e sentirti dire io tifo per il Brescia, insomma, è stata tanta roba e devo dirti che quel video ha spopolato, ancora sta spopolando, quantomeno nella nostra città, insomma, è una cosa che ci ha davvero riempito di orgoglio, quindi grazie per averlo detto. Ah, a me sembrava di aver detto una cosa normalissima, tra l'altro detta anche in passato più volte, quindi non mi sembrava una risposta scontata, poi dopo ho visto anch'io quello, ma non cambia, insomma la squadra del cuore quella è una e basta. No, lo so, tu l'hai sempre detto e non hai mai rinnegato la tua fede calcistica, però sai, da bresciani insomma, ci ha fatto un gran piacere perché non siamo abituati, non abbiamo tanti tifosi illustri. Non ce ne sono tanti, no, tanti non siamo tantissimi, soprattutto perché Brescia non ha mai vinto trofei, no. O no. Se riguarda un po' la carriera da tifoso, c'è state tante domeniche brutte, tristi.
Sì, è vero, ecco, non parliamo poi degli ultimi anni, lasciamo stare. No, però è stato carino perché insomma c'è sempre il giornalista di turno che magari ti vuol far dire qualcosa e dovendoti far scegliere tra il Napoli e il Milan, visto che tu, ripeto, avevi indossato tutte e due le maglie a sentirti dire no, io tifo per il Brescia, insomma, davvero tanta roba, Roby, eh? Quindi Grazie. complimenti. Senti, tra l'altro, Roby, 2 giorni fa se n'è andato un grande campione. Tu l'hai visto giocare quando eri piccolo perché molto più giovane di lui. Quando lui ha giocato a Brescia, tu eri in curva allora perché lo ricordo, tu frequentavi lo stadio da tifoso. Io ho anche letto nelle tue dichiarazioni recenti che tu avevi il poster di Maradona comunque. Sì, perché poi dopo la mia infanzia e parte di adolescenza si è divisa tra l'essere tifoso, sfegatato del Brescia, e essere anche un appassionato di calcio. E Maradona, per quelli della nostra generazione, per quelli della nostra età, è stato il più grande giocatore. A questo aggiungici un altro aspetto che oggi l'ho ricordato e l'ho sottolineato ai tuoi colleghi nella conferenza prepartita abituale, che comunque Maradona io l'ho sempre stimato anche come persona. So che non è una frase che tanti dicono, ma io onestamente della vita privata della persona non mi interessano e cerco di non farmi condizionare dalla vita privata, cerco di vedere quello che dicono e Maradona è sempre stato dalla parte del popolo, sempre stato dalla parte dei più deboli, si è sempre schierato, ha sempre detto le verità scomode e sono sempre queste. Hanno sempre dato fastidio, è un personaggio scomodo che però ha saputo fare una cosa che nel mio lavoro non ne ho visti tanti fare, cioè che è riuscito a trasmettere emozioni sempre, a fare questo lavoro, il calciatore, mettendoci qualcosa in più dell'aspetto tecnico, dell'aspetto tattico, ma mettendoci sentimento. E questo si è visto quando difendeva Napoli con le squadre del Nord, Milan, Inter, Juve, e non lo faceva solo per una questione calcistica, l'ha fatto con l'Argentina per dar soddisfazione a un popolo che magari veniva da periodi di dittature o periodi economicamente, dal punto di vista economico, difficili. Difficili. Per esempio nella partita contro l'Inghilterra per i problemi che c'erano stati tra Inghilterra e Argentina, e queste cose fanno capire che comunque oltre al calciatore c'era anche l'aspetto umano, e questo mi è sempre piaciuto di lui, l'ho sempre stimato e ammirato perché si esponeva, ci metteva la faccia. E purtroppo, avendo uno stile di vita particolare, mi ha pagato lui, perché a 60 anni morire è un po' troppo presto. Molto giovane. Esistono ancora dei grandi campioni così? Ma esistono, penso di sì, perché comunque Non solo sul campo, le intendo. LeBron James, il giocatore di basket statunitense, vedo che quando c'è da schierarsi si schiera, e non vuol dire fare per forza il rivoluzionario o per forza andare contro il sistema, però far capire che magari un calciatore o un giocatore di basket è un cittadino. Sa cosa succede in mezzo alla strada, sa cosa passa il popolo, la gente, e quindi espone e si espone anche mettendoci la faccia. Ecco, queste persone, sono
sono speciali. Perché? Perché sono diverse dalle altre. Poi possono essere accettate, non accettate, o cose condivisibili o meno dette. Tra l'altro Maradona ne diceva tante che io condividevo, però lo apprezzi perché hanno una loro testa, no? Se no si criticano sempre i giocatori, gli allenatori, quelli di sport che sono dei robot, che sono delle bambole, certo, senza un cervello, senza un cuore, e invece non è così. Di Maradona si può dire tutto, tranne che non avesse una visione oltre quella che era il calciatore. Beh, hai detto delle cose molto belle e come sempre non hai avuto problemi ad esporre il tuo pensiero in maniera molto schietta, è proprio questo tuo modo di essere. Roby, io ti faccio un in bocca al lupo per la tua carriera, non ti faccio domande perché si leggono tante notizie in questi giorni di tante società importanti che ti cercano, però ti conosco, so che tu quando lavori per una società sei concentrato su quella e solo quella è importante per te, come è giusto che sia, però in bocca al lupo e grazie davvero a nome di tutti i bresciani per aver ricordato la tua fede bianco-blu, perché insomma non è così scontato, ecco, quindi ci ha fatto davvero piacere di cuore. Grazie Milva, sai che quando mi chiamate lo so, ci sei, parlo sempre volentieri, e non sono due vittorie o due vittorie in più a farmi cambiare pensiero, tanto si vince e si perde, quindi non è quello, non mi sposta, sono abbastanza esperto per saperlo questo. Lo so, sei rimasto quel ragazzo che veniva a vedere il Brescia da tifoso prima ancora di diventare calciatore. Grazie Roby, grazie a te Milva, un abbraccio a tutti, ciao, ciao, ciao. Grazie. Allora, abbiamo tante altre persone da sentire in questa puntata, vi invito a rimanere con noi, ma ci fermiamo, un breve break pubblicitario, non ve ne andate. Giuliana e Sara a Ospitaletto Brescia in via 2 giugno 62 barra A, zona Trepola. Giuliana e Sara, tabaccheria, edicola, cartoleria, libreria, fotocopie, articoli regalo, ricevitoria lotto e super enalotto, ricariche telefoniche, bolli auto e articoli per la scuola. Giuliana e Sara a Ospitaletto Brescia in via 2 giugno 62 barra A, telefono e fax 030 6840 484. Carattere di un SUV ma l'agilità di una city car. Oggi arriva Opel Carlerox, il mini SUV da città. Opel Carlerox, tecnologia tedesca per tutti. Da Z Veicoli a Bergamo in via Percurnasco. Il Druso riparte con la nuova stagione. In tutta sicurezza e con i posti limitati ricominciano i grandi concerti, i migliori tributi e più grandi party d'Italia. Seguiteci sui nostri canali social. Ecco, siamo tornati in diretta, io ci tenevo a mandare questa immagine perché voglio mandare un saluto, un abbraccio a tutta la famiglia Speziale che mi segue sempre. Possiamo rientrare in studio, grazie, e anche perché attraverso i servizi delle Iene, insomma, sono venute a galla le nuove testimonianze che dovrebbero forse far riaprire, anzi, dovrebbero far riaprire il caso. La cosa strana, stando a leggere le dichiarazioni dell'avvocato, è che pare che la procura ancora non abbia fatto alcuna domanda, non si sia ancora interessata. Io mi auguro che la verità prima o poi
venga fuori, anche se questi anni tolti ad Antonino e alla sua famiglia nessuno li potrà restituire, però credo che sia una questione proprio di giustizia, anche giustizia morale. Torneremo sicuramente a parlarne nelle prossime settimane. Un abbraccio, dicevo, a tutta la famiglia. Arrivano davvero tantissimi messaggi. Io ringrazio di cuore tutte le persone che stanno scrivendo. C'è chi vuole ricordare anche che sono passati 10 anni dalla vicenda di Yara Gambirasio, e quindi un abbraccio alla famiglia che attraverso anche l'associazione Passione di Yara sta aiutando concretamente molti giovani. E ci scrive Riccardo da Londra, e grazie di cuore, un abbraccio alla famiglia Gambirasio. Tantissimi messaggi per Roby De Zerbi. Qualcuno ci scrive: Maradona meglio di Pelé, ma come Roberto De Zerbi non ce n'è, avanti uomo, avanti Brescia, avanti Ultras. E poi qualcuno ancora, riferendosi a Maradona, dice: ricordiamolo come il giocatore più forte di tutti i tempi e stop, lasciamolo riposare in pace. E poi ci scrive Davide della Curva Nord Bergamo: quando sento De Zerbi mi arrabbio, quindi dice cose belle, detto da un rivale. Allora, prima del prossimo collegamento, io volevo mandare un saluto anche ai ragazzi di Pisa e ricordare, come abbiamo fatto nella puntata precedente, la petizione per dare una mano all'associazione Ridolina, che si occupa di aiutare i bambini che hanno bisogno di cure molto importanti. E siccome è nata una, chiamiamola, collaborazione tra il gruppo supporter a Pisa, che è un gruppo di tifosi molto piccoli, sono tutti bambini o ragazzini molto giovani, e questa associazione, vi ricordo che se volete firmare la petizione la trovate sul sito di Ridolina oppure anche sul sito di sulla pagina 12esimo in campo. Questi che vedete sono alcuni dei disegni che i supporter hanno fatto per essere vicini comunque a questi bambini che hanno bisogno di cure, dicevamo, importanti. Ma è importantissimo, ripeto, firmare questa petizione, quindi se potete farlo non costa nulla e potete dare una mano ad un'associazione che è davvero molto impegnata. Un abbraccio quindi ai supporter Pisa e all'associazione Ridolina. E invece in uscita, non so se è già uscito o sta uscendo, un libro scritto da un ragazzo di Vienna che però è appassionato, quanto pare, di ultras italiani. Il libro, lui aveva già scritto un libro che si chiama Ultras Italian e adesso ne ha fatto un altro, Lo stile di vita ultras in campagna. Dovremmo avere in collegamento video Josef Gruber, che è l'autore di questi libri, ma siccome lui parla solo tedesco e io col tedesco me la cavo male, poi non so come voi me la cavate voi a casa, abbiamo anche il traduttore Dominique. Ciao Dominique, ciao Josef. Ciao. Benvenuti. Ciao, buona serata. Quindi, ciao. Io faccio le domande a Josef e Dominique traduce praticamente. Allora, intanto Josef, perché sei così appassionato di ultras italiani? Also Josef, guten Abend. Warum bist du gerade von den italienischen Fanszenen so angetan? Ja, ganz einfach, weil sie eine Tradition haben über 40, 50 Jahre und so viele Krisen gemeistert haben, so viele Repressionen. Und also das hat mich schon sehr, sehr begeistert. Das ist eigentlich der kleinste Nenner, was man so sagen kann. Che ha detto? Allora, ci ha spiegato che ormai da 40-50 anni c'è questa enorme mentalità, questa grande storia in Italia che ha aiutato i tifosi, gli ultras a superare diverse crisi e tutta questa repressione, e soprattutto quello è un fatto molto importante che stimo tantissimo e che mira tantissimo e che non è assolutamente per tutti. Ma tra l'altro Josef, tu sei stato molto in giro in Italia perché ora hai fatto un libro sulle tifoserie campane e credo che tu sia stato in diverse città della Campania, ma già precedentemente eri stato però in altre città, ma soprattutto mi sembra al sud, o sbaglio? Also Josef, es ist klar, dass du viel rumgereist bist, vor allem im Süden aber, oder wie schaut das aus? Ja, also nach Italien fahre ich seit 1996. Am Anfang hat man sich natürlich mehr im Norden bewegt, aber dank
steigende Mobilität mit dem Auto. Haben auch ganz verrückte Reisen in den Süden unternommen. Also bis Sizilien mit dem Zug. Erinnert mich zum Beispiel an Messina-Ascoli, eine 24-Stunden-Zugfahrt. Jahr 2000, 2001 war das in Playoff. Aber Kampagnen kann ich doch eher als mein Lieblingsreiseziel nennen. Dankeschön. Okay. Allora, ormai dal 1996 Josef sta viaggiando l'Italia e vista la situazione geografica ovviamente ha cominciato col nord, però pian piano anche con l'acquisto della prima macchina eccetera è sempre più andato anche, tra l'altro, verso il sud. Si ricorda a questo punto specialmente un suo viaggio del 2001, quando è andato per esempio a vedere la partita playoff tra Messina e Ascoli, e in questa occasione ha fatto praticamente un viaggio in treno di 24 ore. Ma però, senti, ma perché adesso un libro, a parte che io, se posso, fai un libro sugli ultras italiani, dovresti tradurlo in italiano, perché noi qua non facciamo un po' fatica col tedesco. È prevista una traduzione italiana, una versione in italiano? Ist eigentlich eine italienisch-deutsche Übersetzung vorgesehen? Naja, das ist eine schwierige Frage. Nachdem heute Mittag erst die Druckfreigabe war, aufgrund einiger Änderungen, da lasse ich das einfach auf mich zukommen. Ob irgendein Verlag interessiert ist, man hört eventuell aus Polen eine Anfrage von einem alten Freund, aber Italien selber übersetzen eher nicht, weil ich ja nebenbei ganz geregelt Arbeit abgehe. Familie habe und mein geschätzter Übersetzer Dominik wahrscheinlich auch nicht diese Zeit aufbringen kann. Also eher unwahrscheinlich, aber sag niemals nie. Sì, mai dire mai. Però al momento è ancora un po' improbabile, visto secondo lui un po' lo scarso interesse di una traduzione. Ci sono, e questo è molto interessante, diverse richieste per il nuovo libro di tradurlo in polacco, però dall'Italia non abbiamo ancora sentito niente, però come detto mai dire mai. E se poi adesso sottolineato anche se il suo traduttore, che sono io, se ho tempo, si potrebbe fare anche qualcosa, no? Lavoriamoci. Senti, ma perché adesso un libro specifico sulle tifoserie campane della Campania? Warum Josef gerade Campania? Ja, also die letzten Jahre habe ich mich ja mein Bettchen unterwegs, doch mit sehr vielen Regionen beschäftigt. Und habe eigentlich immer geglaubt, Puglia ist doch die Region mit der größten Dichte. Ich glaube, da waren wir über 30 aktive Fangruppen. Und ja, Kampagnen und Neapel sind noch meine Lieblingsreiseziele. Und ich war bis Jahr im Winter, glaube ich, schon auf Weihnachten. Habe einmal Langeweile gehabt und habe einfach einmal als Flux eine Liste erstellt und habe gesehen, Kampagnen hat doch die größere Dichte. Bin dann, glaube ich, auf über 40 Vereine gekommen. Und was natürlich auch ein Punkt ist, wenn du von Neapel nach Salerno fährst auf der Autobahn, du hast wirklich jeden Kilometer eine Autobahnabfahrt zu einem legendären historischen Verein. Diese Verbundenheit, diese Vereine, diese Kurven,
Du hast es zum Beispiel in den 90er Jahren gesehen, wie die Playoff-Spiele noch mal in Neapel, in Sao Paulo. Da erinnerte ich mich, Mitte 90er Grotta Minata, 5000 Leute. Die waren normal bei Heimspiele, ich müsste jetzt lügen, aber 500.000 Zuschauer haben. Ja, also dieser Lokalpatriotismus, der ist so stark verwurzelt in mir, denke ich, das hat mich eigentlich sehr. Non abbiamo capito niente, quindi. Dominique, cosa ha detto? Allora, ha studiato praticamente regione per regione, anche per la sua fanzine. E ha pensato sempre che la Puglia avesse il numero più alto di tifoseria. Però negli ultimi mesi ha proprio scoperto che non è così e che la Campania ha ancora un numero maggiore e questo è molto impressionante. Poi ovviamente ci sono da sottolineare altri fatti, come il fatto che ci sono ovviamente tantissime curve grandi e storiche che sono conosciute un po' ovunque. Però, se, per esempio, se noi partiamo da Napoli in autostrada, andiamo verso Salerno, ad ogni uscita di autostrada praticamente troviamo una tifoseria sì, leggendaria, storica, eccetera. Proprio, e questo è proprio il paradiso per uno che viene dall'estero. E sottolinea anche la tradizione, la forte mentalità e aggregazione e anche il ricambio generazionale che da altre parti non funziona così come in Campania, secondo lui. E molto impressionanti sono sempre anche le partite playoff. Per esempio si ricorda una del Grotta Minarda con 5.000 tifosi al seguito, praticamente una cosa quasi mai vista e molto impressionante. Quindi proviamo. Sì, scusami. No, figurati. Josef, tu ti sei trovato a Napoli in un'occasione particolare, all'aeroporto, con migliaia di tifosi. C'era una bolgia incredibile, tu eri lì, l'hai vissuto quel momento dopo una partita importante? Josef, nach Napoli, also als ein wichtiges Spiel von Napoli war, warst du einmal in der Stadt und genauer gesagt Flughafen. Du hast diesen Moment erlebt, kannst du die kurz beschreiben, bitte? Ja, also dieser Moment war Wahnsinn. Wir waren eigentlich schon in unserem Hotel und haben geschaut im Fernsehen, Napoli-Juventus. Sie? Ja, Napoli hat gewonnen. Und auf einmal haben wir einen riesen Lärm gehört. Also, man hat eigentlich gedacht, der Vesuv bricht aus. Dabei waren nur die Siegesfeiern, waren das. Also die Väterin haben angefangen in ihrem Viertel. Und wir sind dann auf die Straße gegangen und haben dann einen Freund von der Masseria getroffen und haben dann die Siegesfeier mitten unter den ganzen Truppen erlebt. Es war weit nach Mitternacht, es war Wahnsinn, ganz Neapel auf die Beine. Puh, unbeschreiblich. Momenti indescrivibili per lui, sicuramente lui che era già nel suo albergo quella serata e si era guardato la partita Juventus-Napoli e all'improvviso dopo la partita ha sentito una bolgia e pensava proprio che il Vesuvio andasse in eruzione quasi e poi ha praticamente visto che i Fedain avevano iniziato una specie di azione e poi con un amico del gruppo Masseria
è andato lì e ha visto quelle scene proprio incredibili e per lui anche indescrivibili, è proprio scene di un altro mondo e tra l'altro dopo mezzanotte. È stata una cosa di impatto. Senti, arrivano per te dei saluti. Bravo Josef, solo per passione. Poi c'è un Grazie. saluto per te da Napoli, da Micio. Te li dico così sai che ti stanno scrivendo. Ein Gruß von Micha aus Neapel. Okay, grüß euch, wir werden uns bald sehen. Un saluto anche a Micia, a presto. Va bene, ho fatto un po' da tramite. Senti, questo libro è Ultras in Campania, aspetta che lo dico bene, Stile di vita Ultras in Campania, quando è già uscito o deve ancora uscire? Das Buch, das letzte, ist es schon erschienen oder ist es das? Erscheint einen Tag nach Weihnachten und versandt wird sein in der Woche mit Silvester. Und möchte natürlich an dieser Stelle nochmal ganz kurz viele Kurven, also möchte mich wirklich bedanken. Napoli, Cremonese, Ercolano, Marcianise, Salernitana, Afrapolese, Casertana, Gladiator, Santa Caputo, Benevento, Paganese, Scavatese, Cavese e Avellino. Chi va besonders aktiv per la vita verso? Allora, il libro uscirà il 26 dicembre Ok. e sarà spedito praticamente a inizio nuovo anno. E a questo punto ha ringraziato ancora una volta di cuore e specificamente le tifoserie che ha nominato, che adesso non me le No, ricordo quelle tutte, le abbiamo però sentite, sì. ecco. Va bene. Josef, allora in bocca al lupo, io mi auguro che prima o poi venga tradotto anche in italiano perché così lo possiamo leggere tutti anche qua perché siamo un po' delle capre qua e col tedesco non ce la caviamo tutti molto bene, lo dico con sincerità, però va bene, facci sapere appena esce e complimenti. Alles Gute, Komplimente und schauen, dass es wegen der Übersetzung klappt, weil mit dem Italienisch tun sie sich eher schwer hier. Ja, Mit dem Deutsch danke. natürlich. Ja. Gruß zurück und danke nochmal für die Gastfreundschaft, ja, für die Möglichkeit. Un saluto Grazie. anche a tutti voi, un Grazie. ringraziamento, un grande ringraziamento per l'occasione e per l'ospitalità. Speriamo a presto. Quando volete venire a Brescia, è una bella città, si sta bene Ci anche siamo lì. già stati, però Va bene. torneremo. Va bene. Grazie Dominique, grazie Josef. Grazie di Buona cuore. serata. Ciao, Ciao. grazie mille. Ciao. Grazie, Grazie. No, che poi è curiosa questa cosa che in Polonia vogliono la traduzione, in Italia ancora non l'hanno chiesta. Va bene. Allora, saluti per Dominique dalla tifoseria di Kiev. Penso che ci stia ancora seguendo anche se si è scollegato. Chi vuole acquistare il libro come deve fare? Credo che ci sia la pagina di Josef Gruber, quindi potete vedere lì. E poi un saluto dai quadri sconvolti Villa. Ciao Marco, ciao a tutti. Appuntamento fisso con dodicesimo. Un saluto da Amsterdam, ci scrive Mattia, grazie. Poi bello vedere che dal resto d'Europa ci vedono quasi come un esempio. Peccato che proprio il nostro paese ci ostaggi e ci criminalizzi, senza rendersi conto del valore umano e sociale incarnato dai gruppi organizzati. Ultimo baluardo di un calcio ormai svenduto e svuotato dai nostri dirigenti. Un saluto, complimenti per la trasmissione da Gabriele. Grazie di cuore Gabriele per queste parole. Grazie a tutte le persone che stanno scrivendo, grazie per i complimenti. Io mi fermo. C'è un breve break pubblicitario e poi parleremo della vicenda di Luca Fenesi. Ricorderete il tifoso di San Benedetto che 3 anni fa
fu colpito in maniera molto grave dalla polizia a Vicenza al termine della partita con il Vicenza. Sono passati 3 anni, a quanto pare il caso è stato archiviato, non è stato trovato un colpevole. Avremo modo di parlare con il fratello Massimiliano Fanesi, che è anche avvocato, con Luca Fanesi stesso. Poi sentiremo Giorgio per la tifoseria, per la Curva Nord Massimo Cioffi di San Benedetto. Noi 3 anni fa eravamo stati a San Benedetto a realizzare un servizio, tra gli altri avevamo intervistato anche Luigi Delle Iene, che si stava interessando del caso. Quindi c'è un breve stacco pubblicitario, vedremo questa breve intervista che ho fatto e poi rientreremo con Massimiliano Fanesi. Trapattoni Marmi SRL, una realtà moderna con 50 anni di esperienza, specializzata nella lavorazione di ogni tipologia di pietra naturale ed artificiale provenienti da tutto il mondo. Realizza materiali per l'edilizia e l'arredo in genere con la massima attenzione alle esigenze della propria clientela e alla ricerca del miglior risultato. Vieni a trovarci ad Almine, in via Bergamo 14, o visita il nostro sito trapattonimarmi.it. Sono scomodate le Iene per il caso di Luca? Si stanno scomodando. Sì, siamo qui per cercare di capire che cosa è successo il 5 novembre, per chiarire appunto cosa è successo fuori dallo stadio. Ci sono 2 versioni, come penso sapete tutti: da una parte c'è qualcuno che accusa la polizia di aver picchiato Luca, dall'altra la polizia che dice no, è caduto. C'è un referto medico il quale così lascia alcuni dubbi. E queste cose ovviamente vanno studiate dalle persone competenti. Noi siamo qui per capire proprio anche dalla tifoseria, dal capo degli ultra, sentire le voci di secondo loro quello che è successo. Poi andremo ovviamente a Vicenza, sentiremo anche l'altra parte, quindi l'altra tifoseria, gli altri ultra, e poi ovviamente andremo anche dalla polizia. E da lì cercheremo di raccontare quello che è successo il 5 novembre. Non è la prima volta che tu, tra l'altro, personalmente ti occupi di casi analoghi? Pensa che io sono l'ultima persona che può parlare di calcio, perché non ne capisco nulla e non mi piace il calcio. Però io ho raccontato diversi anni fa la curva del Brescia 911, perché a me personalmente piace la storia e la cultura che vivono le persone che fanno parte di una squadra, no? Ci siamo e mi sono, tra virgolette, diciamo, interessato alla storia che invece sto raccontando, semplicemente non per dire che il tifoso, l'ultra, non deve andare allo stadio, non deve picchiarsi, perché ovvio che non si dovrebbero fare queste robe, però stiamo parlando di persone che hanno una certa tipo di cultura, ok, e quella non la possiamo eliminare, dobbiamo cercare di capire. Qui si tratta invece di capire se una persona che appartiene alle forze dell'ordine ha eccesso in qualcosa che invece dovrebbe fare. Ecco, questo vogliamo capire. Grazie, complimenti per quello che... Grazie a voi. Grazie.
E dovremmo aver raggiunto al telefono Massimiliano Fanesi, che è il fratello di Luca. Anzi, ce l'abbiamo in video, Massimiliano, credo. Ci sei? Sì, mi sentite, sì. Ciao Massimiliano, buonasera. Ti vedo anche, ben arrivato, bentornato. Massimiliano. Grazie dell'invito. No, grazie a te. Sono passati 3 anni, cos'è cambiato? Ma purtroppo non è cambiato niente, perché come già hai anticipato tu prima, nulla, c'è stata questa, la prima archiviazione e poi questa ennesima archiviazione alla nostra posizione. Rimangono tanti dubbi su quello che è avvenuto quel 5 novembre 2017, o meglio, io dubbi non ne ho, però penso che quando ti trovi in certe situazioni capisci che chi hai di fronte e chi devi combattere, purtroppo la sfida è impari. Senti, adesso abbiamo appena sentito l'intervista che io feci 3 anni fa a Luigi Delle Iene, diceva ci sono 2 versioni, dalla parte quella degli amici di Luca che dicono che è stato preso manganellate dalla polizia, dall'altro quella della polizia che dice che Luca è caduto. Noi abbiamo più volte mostrato le immagini che insomma sono girate, in cui insomma si vedono i segni, mi sembra abbastanza evidenti, di quella che potrebbe essere una manganellata sulla testa di Luca. Come potrebbe essere una caduta? Come viene giustificato? Ma guarda, lì di giustificazioni ce ne sono state diverse, ma che non hanno mai trovato fondamento o radici su cose oggettive, dalla versione che ovviamente dava la polizia. Luca aveva delle fratture sulla parte destra, aveva, come vedete nella foto, un ematomo sul zigomo sinistro, aveva delle scoriazioni, come potete vedere, sulla fronte, un segno, una cicatrice dietro a livello sopra il collo. Quindi se una persona cade e batte la testa, come faccio l'esempio che mi ha dato un mio concittadino medico legale, non è una palla che sbatte e rimbalza, sbatte e rimane e le contusioni rimangono solo da una parte. Questa è una di quelle cose che non ci ha mai convinto, come la conseguente visita legale che è stata fatta mentre mio fratello era ancora ricoverato all'ospedale di Vicenza. Anche lì è stata fatta una visita legale senza mai sbendare il capo di mio fratello e dando per verità le testimonianze dei poliziotti. Senti, l'archiviazione su che base è avvenuta? Archiviato perché? Non si è stato in grado di ritrovare un responsabile? L'archiviazione si basa su questa visita medico legale che poi è stata fatta in video, dove si vede appunto questo medico legale che esamina le unghie di mio fratello, esamina le braccia, esamina il petto, vede gli ematomi, ma non sbenda mai il capo di Luca. Tant'è vero che c'è un infermiere che dice dobbiamo sbendare e lui dice no, tanto sappiamo cosa troveremo. Quindi già questa è una prima cosa che ci lascia totalmente basiti. E poi sul fatto che ci sono versioni contrastanti, cioè da una parte chi dice una cosa e dall'altra chi dice un'altra, e quindi non si può raggiungere la verità. E è un'altra cosa che ci lascia basiti, perché è proprio lì che gli investigatori, i pubblici ministeri devono far luce, vedere chi dice la verità e chi non dice la verità. Invece ci si è fermati alla prima difficoltà, ci si è fermati e non si è fatto niente per andare in fondo. E quindi adesso cosa succede? Tutto finito? No Milva, noi qualsiasi strada che potremo percorrere la percorreremo. Ovviamente il cammino era già in salita, adesso è diventato ancora più ripido, però qualsiasi strada che ci sarà da percorrere noi la percorreremo per poter dare dignità a questa cosa che è successa, che purtroppo ci è stata tolta.
Senti, ma a livello mediatico c'è ancora interesse verso questa vicenda o ormai non vi considera più nessuno? Te lo chiedo perché non ho più letto molto al riguardo, in effetti. Ma purtroppo, come in tutte le cose, come succede in gran parte delle situazioni, subito dopo c'è grande clamore e poi col tempo tutto va a scemare e tutto va nel dimenticatoio. Si potrebbe, diciamo, riattizzare o rimettere la lente di ingrandimento solo se ci fosse stato questo un rinvio a giudizio o se altre strade che vorremmo percorrere ci possano dare ragione. Ci sono i ragazzi di San Benedetto che insomma cercano però di mantenere viva l'attenzione, visto che nel giorno del terzo anniversario hanno esposto degli striscioni che poi sono stati rimossi, almeno da parte loro l'attenzione, comunque l'intenzione di mantenere viva l'attenzione su questa vicenda è rimasta? No, sotto questo punto di vista in città e presso tutti i tifosi della San Benedettese il ricordo è sempre vivo, perché comunque è un concittadino, è un compagno, un amico, e quindi il ricordo, anche se annualmente, viene sempre rinverdito, e almeno questo. Speriamo che in futuro ci possano essere delle situazioni che possano riportare alla ribalta questa situazione difficile, come ti dicevo prima, perché già la strada era in salita, adesso è diventata ancora più ripida. Va bene, Massimiliano, un in bocca al lupo e tienici aggiornati se ci saranno eventuali sviluppi. Noi continueremo, per Assolutamente quanto sì. ci è possibile, a seguire questa vicenda. Ti ringrazio, vi Grazie ringrazio per la solidarietà, per a te. l'attenzione. Grazie Massimiliano. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Allora, chiedo alla regia se mi vogliono contattare anche Luca Fanesi, che è stato, suo malgrado, purtroppo protagonista di questa triste vicenda. Intanto saluto un po' di persone che stanno scrivendo, saluto Angelo, Enzo da Foggia, saluto Adriano per i ragazzi di Albenga, saluto Francesco, Luca di Bergamo. Poi mi scrive Fausto: ciao a tutti, volevo fare i complimenti all'allenatore del Sassuolo per le parole spese in ricordo di Maradona. Mi spiace che qualcuno voglia fare polemica anche dopo la sua morte. Queste persone dovrebbero chiedersi come mai così tanta gente lo ha amato e lo amerà per sempre. Un saluto, complimenti per la trasmissione. Grazie. E nel frattempo dovremmo aver raggiunto anche Luca Fanesi. Pronto? Sì, buonasera, sono Luca Fanesi, buonasera. Luca, buonasera, benvenuto. Grazie a voi per avermi invitato, grazie. Senti, innanzitutto come stai? Come sto? Devo dire fisicamente e psicologicamente, perché fisicamente le cose non stanno tanto bene, essendo che sempre visite, 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 anche per lavoro non è che non è come ero prima. Psicologicamente sto incazzato ancora, perché quello che doveva essere, quello che è successo, non è come è andato, perché hanno archiviato quello che faceva parte loro, che volevano loro. Certo. Io non ho fatto niente, a me m'hanno massacrato, e adesso sto qui, vediamo un attimo per andare avanti, perché non voglio perdere, questa è una guerra che non voglio perdere, perché io non ho fatto niente. Noi abbiamo appena sentito tuo fratello che ci ha spiegato che il Sì. caso è stato archiviato, ma che se ci saranno altre strade da percorrere le percorrerete, perché, giusto perché si arrivi alla verità. Io dicevo a tuo fratello che c'erano queste due versioni, no? La versione dei tuoi amici che dicevano che eri stato preso manganellate dalla polizia, e mi pare che i segni, insomma, sulla tua testa siano abbastanza evidenti. Dall'altra parte la polizia che diceva che tu ti eri fatto male cadendo. Tu hai dei ricordi di quel momento, di quella giornata? Io soltanto prima che cascavo per terra, soltanto prima, quando sono uscito dalla curva, purtroppo sono uscito dalla curva, stavo mangiando, stavo bevendo una birra, stavo nel pullman, e poi non mi ricordo più niente, purtroppo non mi ricordo più niente, devo dire la verità. Però gente che mi hanno visto sanno qualcosa, gente che hanno visto quello che è successo. Tu sei anche stato diffidato poi? Sì, mi hanno dato pure il Daspo, sì, come no, 6 anni più 5 anni di firma, sì, come no, anche quello. Ma per cosa? Non lo so, dice che non lo so, sinceramente
solo perché stavo lì sul pullman, stavo lì, stavo sotto il pullman, fuori il pullman, mi hanno detto questo. Non c'è niente, non ho fatto niente. Cioè, tu sei uscito, quindi, cosa strana. Sei uscito dal settore, stavi mangiando un panino, bevendo una birra, sei stato preso presumibilmente a manganellate e in più è stato archiviato il caso perché non è stato trovato un colpevole e in più 6 anni di diffida. Sì, bel trattamento. E 5 anni di firma, lo so, infatti è una cosa da matti. Cioè, il discorso è che io sono sempre stato ultras e lo sarò sempre, che gli ultras quando fanno delle cose vanno in galera, fanno tutto, invece loro no, loro quando sbagliano archiviano e non fanno mai niente, e questa è la cosa brutta che io ci prendo, perché io non ho fatto assolutamente niente, la colpa è stata la loro. Senti, stanno arrivando tanti messaggi da molte città d'Italia di solidarietà per te. So che purtroppo questo non può cambiare lo stato delle cose. Io mi auguro invece che si trovi davvero un'altra strada, perché tu quantomeno possa avere giustizia. Ora, noi abbiamo visto tutti le immagini di quel giorno, le tue foto, insomma, mi pare che non ci siano molti dubbi sulla natura delle tue botte. Ricordiamo che... Tu sei stato in coma per un po' di tempo e hai subito anche degli interventi molto delicati. Sì, alla testa, sì. Sì, sto alla testa e io devo dire che grazie a tutti quelli che mi hanno dato una mano, perché da tutta Italia, dall'Europa, da tutti quelli che mi hanno dato una mano, anche dal gruppo dove sto io, i Futuri Motivi che mi danno una mano tutti i giorni, perché questa sarà una cosa dura. E io non ho fatto niente, chi è stato deve pagare, io voglio che chi è stato deve pagare, soltanto questo. Vuoi giustizia? Questo. La giustizia, sì. Beh, anche perché insomma ti è stata tolta una parte importante della tua vita, perché non solo, hai perso un sacco, sì. Insomma sei stato per un po' di tempo in coma e come dicevi tu purtroppo la tua vita non è più quella di prima. No. Nessuno te la può restituire, però almeno giustizia, no, infatti, questo sì. Infatti. Senti Luca, quindi, sì. Noi ti mandiamo un abbraccio, ti facciamo un in bocca al lupo, più di questo purtroppo non possiamo fare, però ci auguriamo davvero di cuore. Grazie mille a tutti, grazie a te, grazie a tutti, grazie veramente, grazie. In bocca al lupo Luca. Grazie veramente, grazie mille. Grazie a te, buona serata, grazie. Salve, buonasera. Allora, adesso dovremmo sentire anche Giorgio, che è il portavoce della tifoseria per la Curva Nord, Massimo Cioffi. Ecco, è una vicenda molto triste questa. L'avete sentito, al di là del fatto che fisicamente purtroppo non è più quello di prima, ma lui ha ragione, ha detto sono anche incazzato perché sono passati 3 anni. Il caso è stato archiviato, non c'è nessun responsabile, io che non avevo fatto niente, sono stato picchiato, mi hanno dato anche 6 anni di diffida con 5 anni di firma. Insomma, credo che si sia andati un pochino oltre. E purtroppo, come diceva Massimiliano, poi in questi casi all'inizio c'è molta attenzione anche da parte dei media, ma poi l'attenzione va scemando e quindi la vittima e i familiari rimangono da soli, in questo caso non da soli perché hanno una tifoseria di fianco che ha cercato e sta cercando in tutti i modi di mantenere viva l'attenzione, ma purtroppo sono proprio solo loro. Saluto intanto Simone che manda un messaggio per Luca, sono tanti quelli che hanno scritto per Luca, anche per Massimiliano Fanesi, Angelo, Marco, tanti altri, Verità e Giustizia per Luca Fanesi ci scrive Giuseppe e poi leggo un messaggio di Giorgio che dice purtroppo certe cose accadono solo nei paesi del terzo mondo dove la giustizia è sospesa, ci scandalizziamo tanto per quello che accade all'estero, poi quando certi abusi accadono in Italia o non se ne parla o addirittura si tende a difendere chi si accanisce forte di un'impunità tutta italiana e poi ci parlano di rispetto per la divisa, ma come si fa? Giustizia per Luca, giustizia per tutti. E poi ancora, ma secondo voi noi ultras avremo una volta un po' di giustizia? Io penso che morirò ma non la vedrò mai, complimenti per la trasmissione e a te grande Milva Beppe. Beppe, mi auguro insomma che tu prima di morire questa giustizia la possa vedere. Abbiamo raggiunto Giorgio intanto, pronto? Sì, ciao Milva. Ciao Giorgio, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Abbiamo appena sentito Massimiliano e Luca Fanesi. Massimiliano insomma ci spiegava un po' quello che è successo a livello legale e Luca ci diceva che oltre insomma non essere in perfetta forma fisicamente, chiaramente dopo quello che è successo, è anche molto incazzato perché dice io non ho fatto niente,
Sono passati 3 anni, hanno archiviato il caso, un colpevole non c'è, io sono anche stato diffidato per 6 anni con 5 di firma, insomma penso che più di così non gli potevano fare, povero ragazzo. Sì, sì, però ha recuperato la grinta che c'aveva, quindi la cosa fondamentale è quella, ha passato un brutto periodo però è tornato in forma. Purtroppo come c'è in Italia noi siamo quelli che paghiamo le conseguenze sugli errori pure di altri. Quando sbagliamo noi magari paghiamo a livello legale, purtroppo quando sbagliano altri hanno sempre una scusa. Sai, una cosa curiosa, perché lui è stato diffidato, ho preso una diffida per 6 anni, ancora non ho ben capito per quali siano le accuse, però quando c'è da accertare la responsabilità nostra, anche se non è così certa, la pena arriva in maniera molto celere. Quando c'è da accertare l'eventuale responsabilità di un rappresentante delle forze dell'ordine, perché anche loro possono sbagliare, in quel caso le indagini vanno molto a rilento e difficilmente si riesce a trovare un colpevole, come in questo caso. Ecco, questa è una cosa che mi sono sempre chiesta, come mai funziona così in Italia? Ma sempre così purtroppo. Giorgio, voi avete cercato di tenere viva l'attenzione, perché mi diceva Massimiliano che purtroppo dopo 3 anni anche la stampa non sta più seguendo con grande interesse questo caso, come sempre succede. Però voi come tifoseria state facendo quello che potete, so che avete fatto degli striscioni proprio, sì, mi sembra. Noi ogni ricorrenza del 5 novembre esponiamo in città striscioni che ricordano l'accaduto, proprio per tenere alta un po', per imparare a passare il dimenticatoio. E purtroppo, come succede spesso, dopo 1 o 2 ore vengono rimossi, perché forse dicono la verità. Cosa avete pensato, se c'è ancora qualche possibile azione da fare per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica, per far tornare a parlare di questa vicenda? Perché ora sicuramente Massimiliano seguirà le vie che si possono seguire a livello legale, no, chiaramente non ha voluto entrare nello specifico. Io non lo sì, so. No, beh, io con Massi e con Luca, beh, che fa parte del gruppo nostro, ci andiamo sempre. E siamo un attimo in attesa in base a quello che l'avvocato di Luca gli consiglia, per vedere come muoverci pure, per cercare di, nel momento giusto, magari far uscire qualcosa. Boh. Certo. Non è facile perché siamo un po' con le mani legate, però cercheremo di fare qualcosa nel momento opportuno. No, complimenti, visto che insomma non avete comunque mai mollato, almeno voi siete rimasti vicino a Luca e alla sua famiglia, avete cercato di dargli un supporto, so, in tutti i sensi, e poi soprattutto la cosa importante è anche tenere viva l'attenzione su questa vicenda. Mi dispiace veramente, Giorgio, mi dispiace di cuore, perché abbiamo seguito questa vicenda da vicino e ci auguravamo in un finale diverso. Non perdiamo le speranze, so che Massimiliano è molto bravo, avete poi un legale molto bravo e ci auguriamo tutti di cuore che venga fatta giustizia per Luca, per la sua famiglia, per tutti voi e anche per tutti noi. Tutto a Luca, quando vedo che stava per terra così, che fino a quando ci avremo forza magari cercheremo di trovare la verità. Comunque fino alla fine ci troveremo, per lui e per tanti altri ragazzi in Italia che hanno passato la stessa conseguenza. È vero Giorgio, perché la giustizia di Luca potrebbe essere giustizia di tanti. Giorgio, grazie di cuore, in bocca al lupo. No, grazie a voi per aver tenuto fuori ancora questo caso e la libertà degli ultras sempre. Grazie Giorgio, buona serata. Ciao, grazie. Va bene, vedremo quello che succederà. Allora, messaggio del Valo che saluto. Chissà come mai quando in torto sono esponenti delle forze dell'ordine non si riesce mai a dargli un volto ed un nome, se non dopo estenuanti battaglie legali. A parti invertite invece un colpevole da sbattere in prima pagina e lo si trova sempre, anche a discapito di giustizia e verità. Lunga vita agli ultras. Più o meno è il pensiero che stavo esprimendo io, perché in effetti sì, quando la responsabilità, anche se non è accertata, è quella di un tifoso, sia molto celere insomma nel volerlo condannare. Quando le responsabilità sono di altri invece, insomma, il procedimento è molto più lungo, molto più tortuoso e difficilmente ci si arriva. Saluto Gilberto, saluto Pasquale da Ascoli e tutte le persone che stanno scrivendo, tantissimi messaggi per Luca Fanesi.
Vincenzo scrive: noi chiediamo solo giustizia. E poi Stefania scrive: cominciano a essere tante, troppe le vittime dello Stato che non solo perdono la vita o gran parte di essa, ma se anche sopravvivono spesso perdono la libertà. Pazzesco, un saluto, complimenti per il coraggio. Io mi fermo, mando un break pubblicitario e poi vediamo un'altra parte del servizio che noi avevamo realizzato quel giorno a San Benedetto. E mi auguro davvero che venga fatta giustizia. Io chiaramente non c'ero a Vicenza, non so quello che è successo, però che Luca sia caduto, insomma, mi viene un po' strano pensarlo, perché abbiamo visto la foto, abbiamo visto le immagini dei segni sulla sua fronte e sul suo zigomo, insomma mi riesce difficile pensare che possano essere stati causati da una caduta. Credo che insomma questa foto sia eloquente, parli chiaro. Il fatto che poi lui sia stato anche diffidato mi sembra che sia davvero una beffa. Ci auguriamo davvero che venga fatta giustizia una volta tanto. Mi fermo, break pubblicitario, buon servizio e torniamo in diretta. Restate con noi. Pian del Maggio è una cantina formata da giovani con la voglia di far conoscere il Franciacorta anche alla loro generazione. Un luogo pronto ad accogliere avventurieri e ad accompagnarli in visite e degustazioni guidate. Proscenio, Capriccio, Millumino, Furente e Anna Sorrise, il Rosé. Pian del Maggio, passione per le bollicine di qualità, amicizia e sinergia per vivere il magico mondo del Franciacorta. Pian del Maggio. Telefono 030 7254 451 www.piandelmaggio.it. Opel Mokka X, anche con trazione integrale intelligente. Opel Mokka X, tecnologia tedesca per tutti. Da Z Veicoli a Bergamo in via Percurnasco. Il Druso riparte con la nuova stagione. In tutta sicurezza e con i posti limitati ricominciano i grandi concerti, i migliori tributi e i più grandi party d'Italia. Seguiteci sui nostri canali social. Che ci siano dei testimoni che abbiano visto quello che è successo a Luca nel momento in cui è stato picchiato. E presumo però che i poliziotti fossero col volto coperto, casco, fazzoletto e via dicendo. Come al solito. Infatti noi puntiamo a mettere il numero dietro al casco per capire chi è la mela marcia, capito? Perché tanto il problema è sempre quello. Loro fanno danni e nessuno paga. Questa è una battaglia del mondo ultras da tanti anni, quella di inserire il codice identificativo sulle divise, come peraltro succede in quasi tutti i paesi europei, però fino adesso non siete stati ascoltati. Perché andiamo a sbattere contro il muro, contro il potere. Loro fanno parte del potere. Il problema è che noi paghiamo. In Italia tutti pagano. Gli ultras pagano più di tutti, più dei politici, più dei camorristi. E i reparti generi non pagano niente. Ne ha fatti di danni, fatti di morti, fatti di gente che ci ha avuto tanti problemi, capito? Però non pagano.
Purtroppo la vicenda di Luca è solo l'ultima di una lunga serie, perché ora, senza entrare in altri ambiti, però se restiamo nell'ambito stadio, ne sono successe tante di cose tipo quella di Luca negli anni. Ne sono successe tante, poi noi qua nella nostra realtà ne abbiamo subite pure tante, noi abbiamo avuto provocazioni, abbiamo pagato cose fatte per domeniche prima, di casini fatti, poi ce l'hanno fatte pagare dopo 2-3 domeniche, capito, con provocazioni, sempre di stire parti genere. Io dico, il discorso che facevo prima, se tu fai muratore, se tu fai carpentiere, se tu fai marinaio e non so fai il tuo lavoro, tu ti trovi senza lavoro, capito? In mezzo ai reparti, non dico che sono tutti così, però ci sta assieme le marce, capito? E questi devono pagare, quelli sono tutti uguali, sono tutte figurine, sono tutte uguali. Dobbiamo mettere sto numero, in Europa ci sta, esiste sta legge che i reparti hanno i numeri identificativi, giusto? E qua in Italia no, perché fa comodo a qualcuno. Senti, tu hai detto una cosa importante prima, assolutamente veritiera. Gli ultras pagano sempre per gli errori che fanno, anzi pagano anche quando non sbagliano in realtà. Quindi voi vi siete sempre assunti le responsabilità di quello che fate, perché spesso si dice lo stadio è una zona franca, è assolutamente vero il contrario però. Lo stadio è la zona più controllata che ci sta in Italia. Lo stadio e le zone intorno allo stadio, telecamere, filtraggi, prefiltraggi, tutte queste cose qua. E noi abbiamo sempre pagato. Poi c'è sta gente che ha fatto la galera, come dappertutto, in tutte le piazze. Galera, diffide, a volte giuste, a volte non giuste, capito? Continuiamo sempre a pagare, andiamo sempre avanti, sapendo che se uno sbaglia è anche giusto che paghi, capito? Però se sbagliano loro, qualcuno deve pagare. Voi siete consapevoli del fatto che andando a scontrarvi contro i rappresentanti dello Stato potreste anche avere dei problemi, però comunque è una cosa giusta da fare. Ma come no? Cioè, noi sicuramente... andiamo avanti con sta lotta sicuramente perché lo dobbiamo al nostro fratello Rosso Blu e andiamo avanti, costi quel che costa, e sappiamo che dobbiamo scontare tanto, che il futuro sarà nero per noi, sarà molto molto nero, non lo sappiamo, però andiamo avanti. O sei ultras o non sei ultras, se sei ultras andiamo avanti fino alla fine, come tutti questi ragazzi che stanno qua, capito? Noi andiamo avanti fino alla fine e costi quel che costi. Beh, questa della battaglia per i numeri identificativi sulle divise è una battaglia che viene portata avanti da più realtà da tanto tempo e ancora però insomma non si è arrivato a un dunque, e mi auguro che anche in questo caso prima o poi insomma ci si adegui, visto che insomma quando si tratta di far passare qualcosa di indigesto al popolo si dice sempre ce lo chiede l'Europa, e come ce lo chiede l'Europa mettiamo questi numeri identificativi anche a tutela degli stessi poliziotti, Saluto tutte le persone che stanno scrivendo, quindi Pasquale d'Ascoli, solidarietà a Luca Fanesi, firmato settembre bianconero 74, e poi saluto la mia amica Rosia Abate che mi sta seguendo, e poi Stefano mi scrive, buonasera Milva, parlando di abusi in divisa, qua da noi a Bergamo nella giornata di ieri è stato arrestato con condanna esecutiva di 3 anni di carcere un nostro ragazzo incensurato, reo dicono di aver organizzato un agguato ai tifosi juventini di Treviglio, condannato e riconosciuto come unica prova la voce, cioè è stata riconosciuta la voce. Stefano dice assurdo e vergognoso, amico non mollare, io non conosco questa vicenda, ti chiedo scusa, però siamo sempre chiaramente a disposizione a raccontare le vostre verità, basta che ci contattiate o se volete venire, noi uno spazio chiaramente lo diamo tutti e mi auguro anche in questo caso che venga fatta chiarezza e ti mandiamo un abbraccio. Non ci siamo dimenticati poi del problema che riguarda i ragazzi diffidati che ancora vanno a firmare, anzi mi sono arrivate delle foto da Trieste, saluto i ragazzi di Trieste che hanno voluto esprimere il loro pensiero in questo senso, ricordiamo che ci sono ragazzi che vanno a firmare nonostante si giochi a porta chiuse e nonostante ci si trovi in lockdown, quindi come abbiamo detto
in una delle puntate precedenti insieme all'avvocato Giovanni Adami, nonostante si sia in zone rosse, quindi per decreto governativo non si possa uscire di casa, per andare a firmare sì. Quindi autocertificazione in tasca si va a firmare, questa è una cosa assolutamente assurda. Mi auguro che anche in questo caso qualcuno voglia interessarsi e voglia porre fine a questa cosa. Io avevo sentito diversi parlamentari che avevano anche fatto un'interrogazione parlamentare per chiedere che le firme venissero tolte in questo periodo, tornerò a bussare alla loro porta per capire che ne è stato di questa interrogazione, perché qualcuno di loro si era anche preso l'impegno per parlare con l'osservatorio. Siccome io ho buona memoria, andrò a bussare a loro e chiederò insomma se questa telefonata all'osservatorio l'hanno fatta e a che punto siamo. Detto questo, visto che siamo quasi in fondo, io voglio dire un paio di cose. La prima è che noi ci vediamo tra due settimane, sempre negli studi di Sei la TV, e molti mi hanno scritto chiedendo della trasmissione di Napoli. In questo momento, per diverse situazioni, la trasmissione di Napoli si è fermata, non so se e quando riprenderà. Restate connessi e vi diremo. Intanto andiamo avanti comunque con questa, nel pieno rispetto delle regole e soprattutto nel pieno rispetto di tutti. Perché una cosa che ho già sottolineato, ma ci tengo a sottolinearla un'altra volta, è che in questa trasmissione, in questa o in quella che ho fatto nelle altre città, perché l'ho fatta a Brescia, l'ho fatta a Napoli, la faccio a Bergamo, non ho mai, mai mancato di rispetto a nessuno. E poi, due giorni fa, è stata la giornata dedicata alle donne, contro la violenza sulle donne, e ho letto tante cose molto belle che vorrei fossero vere però tutti i giorni dell'anno, non solo il 25 novembre oppure l'8 marzo. E una cosa molto triste è che ci sono tante forme di violenza, sicuramente quella fisica è quella più brutta, ma non c'è solo quella, perché a volte anche le ingiurie, le maldicenze possono fare molto male, e tante volte siamo noi stesse che ci facciamo del male a vicenda. È bruttissimo quando una donna giudicare male un'altra donna. E dare della poco di buono ad una donna perché magari, chissà, ha un abbigliamento diverso dal nostro, o perché è riuscita a colpire nel cuore una persona che magari avremmo voluto colpire noi. Ecco, questa è una cosa bruttissima, perché quando diamo della poco di buono ad una persona, ricordiamoci che la stiamo comunque mettendo in difficoltà e la stiamo esponendo ad un possibile pericolo, quindi almeno tra noi donne dovremmo essere un pochino più solidali, questo vale per tutti e vale anche per me chiaramente. E poi mi rivolgo a quegli esseri piccolissimi che attraverso i social insultano in maniera molto pesante le donne, e nella fattispecie mi rivolgo a quegli esseri veramente piccoli, viscidi, deficienti, non so se deficienti rende l'idea, e che hanno inserito me e altre donne che fanno le conduttrici nelle emittenti locali in una specie di gioco in cui si debba eleggere la più affascinante. Innanzitutto si dovrebbe avere il consenso della persona in questione, ma soprattutto non si dovrebbe dare spazio poi a tutte le persone di poter esprimere dei pareri di una bassezza infinita, molto volgari e che sono veramente al limite dell'istigazione alla violenza. Innanzitutto non so come sia possibile che in rete ci si possa esprimere in questo modo. E poi tutte queste persone che scrivono questi commenti davvero vergognosi, irripetibili, io vorrei invitarle a pensare che cosa ne penserebbero se ad essere oggetto di questi insulti fosse, che so, la loro mamma, la loro sorella, la loro compagna, la loro figlia. Perché pensateci, oggi lo fate con me o con qualcun'altra che conduce una trasmissione televisiva, ma domani potrebbe toccare una donna che a voi è vicina. Ecco, magari ogni tanto ragionate con la testa invece che con le parti basse, perché Dio ci ha dotato di un cervello, facciamone buon uso, non è un option, non è da tenere lì e dargli una spolverata ogni tanto, usatelo questo cervello. E io mi auguro davvero di cuore che ognuno di noi metta in pratica tutti i giorni tutto quello che ha scritto in questi giorni sui social, perché ripeto, ha detto davvero tante cose bellissime. Peccato poi che nella vita di tutti i giorni queste cose non vengano messe in pratica. Ripeto, basta pochissimo, basta che una persona, che una donna abbia un abbigliamento un pochino più succinto di quello che viene reputato normale per additarla e renderla oggetto di ingiuria. Ecco, questa è una cosa profondamente sbagliata, soprattutto, ripeto, se lo facciamo tra noi donne. Impariamo a rispettarci un pochino di più. Detto questo, mi alzo perché sono arrivata in fondo.
Anche questa puntata è andata. Io vi ringrazio davvero di cuore per essere stati con noi. Ricordo come sempre che se vi siete persi parte di questa puntata potete rivederla il sabato alle 9.45, il sabato sera a mezzanotte, la domenica alle 23.30 o alle 23 non me lo ricordo più e il lunedì alle 14.30. La puntata comunque la potete rivedere da subito sulla pagina Facebook 12esimo in campo e sull'omonimo canale YouTube tra un paio di giorni. Ci rivediamo, lo ripeto, tra due settimane qui negli studi di Sei la TV. Grazie di cuore a tutte le persone che mi hanno scritto e vi auguro un buon proseguimento di serata. Bacio a tutti, ciao!